Caedro, viaggio alla scoperta del pianeta musica, accompagnati dal critico musicale Roberto Zambonini e in collaborazione con l'associazione musiculturale Immaginarti. Thank you.
Come avrete capito, oggi il Musicaedro si occuperà della voce, anzi delle voci, perché, come abbiamo appena ascoltato, esistono voci diverse in base all'estensione, al timbro e soprattutto nella lirica anche in base alla tecnica utilizzata, al repertorio affrontato, al periodo storico. Dalla voce maschile più profonda, quella di basso, siamo saliti verso quella di baritono e poi verso quella di tenore, la più acuta delle voci maschili. Anche se esistono voci maschili ancora più acute, quelle dei castrati che tra 500 e 600 interpretavano, travestendosi, ruoli femminili di contralto e di soprano. Oggi fortunatamente sostituite dai falsettisti, chiamati contraltisti e sopranisti, e poi ci sono anche le voci bianche, quelle dei ragazzi, dei pueri cantores, che sostituiscono le voci femminili, soprattutto nelle funzioni sacre, dove alle donne nel passato era proibito esibirsi. Abbiamo poi ascoltato le tre voci fondamentali femminili, quella più grave di contralto, quella intermedia di mezzo soprano e quella più acuta di soprano. All'interno di ogni tipo di voce, poi, esistono ulteriori suddivisioni e articolazioni in base all'estensione verso il basso o verso l'acuto della voce, al colore della voce o quella che si definisce la grana della voce. Suddivisioni che sono anche in base ai ruoli che si sono definiti nelle varie epoche nella storia del melodramma, dove il giovane eroe romantico era quasi sempre un tenore o la sua giovane amata quasi sempre un soprano. Per esempio, la voce di basso, alla quale dedichiamo questa puntata del Musicaedro, può essere suddivisa in basso profondo o drammatico, basso baritono, basso leggero, chiamato anche basso buffo. Cominciamo dal basso profondo, quello che possiede un volume e un'estensione notevole verso le note più basse, quelle più gravi. Qua subito la mente corre ai famosi bassi russi. La scuola vocale russa ha infatti sfornato molti bassi diventati famosi. E questo probabilmente per due fattori. Un fattore legato alla lingua russa, il cui alfabeto,
composto da 33 lettere, ne possiede ben 10 che si pronunciano come vocali. E le vocali nel canto aiutano a potersi appoggiare con la voce e quindi a sostenere il suono. L'altro motivo può essere che c'è in Russia una grossa tradizione del canto liturgico ortodosso di derivazione bizantina, canto che si è mantenuto, soprattutto nei monasteri, quasi solo vocale, senza cioè l'introduzione di strumenti musicali, ad eccezione forse delle campane. Questo ha favorito una grande attenzione proprio all'utilizzo della voce, soprattutto maschile, e quindi anche alla tecnica vocale. Per rendercene conto, basta ascoltare questa grande litania intitolata Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, dove il sacerdote invita la platea, quindi invita il coro, a pregare. A pregare per che cosa? Per la salvezza delle anime, per l'unione di tutti, per l'abbondanza dei frutti della terra, per la liberazione dal pericolo e dalle necessità. E il coro risponde chiedendo pietà al Signore e affidandosi a Lui. Миром Господу помолимся.
Immaginate il fascino e la capacità di coinvolgimento di questa voce ascoltata dal vivo all'interno di un monastero o di una cattedrale. Un'emozione incredibile, capace di coinvolgere anche chi non è credente. Sempre nell'ambito della musica sacra, ascoltiamo il Salmo 61. Non rifiutarmi nella mia vecchiaia, per basso profondo e coro maschile, del compositore Pavel Cernokov, scomparso nel 1944. La voce del basso profondo è quella di Sergei Koketov, classe 1962, naturalmente di origine russa.
Prima di abbandonare la voce di basso profondo, voglio farvi ascoltare un famoso canto popolare dal sapore natalizio intitolato Campane serali. È una registrazione divertente realizzata da un inedito trio composto da tre bassi profondi, che saranno accompagnati dal pianoforte. Insieme a Sergei Kochetov, che abbiamo appena ascoltato, ci sono Mikhail Kruglov e Vladimir Miller, tutti e tre di origine russa. Как
Eccoci ora alla voce di basso baritono, voce che si spinge verso gli acuti e che è in grado di eseguire notevoli agilità. Molte volte non è facile distinguerlo dalla voce del vero baritono. Ecco un basso baritono italiano, Ildebrando d'Arcangelo, classe 1969, che affronta con grande slancio l'aria Sorge in Fausta una procella, tratta dall'opera Orlando di Handel. La procella è la tempesta. Il gruppo strumentale è il Modo Antico, diretto da Federico Maria Sardelli, e il testo recita: Sorge in Fausta una procella che oscurar fa il cielo e il mare. Splende Fausta poi la stella che ogni cor ne fa godere. Sorge in Fausta
pausa la rotella, oscura armai il gelma, sveglie pausa voi la stella, ogni cuore va a godere, va a godere. Sveglie pausa voi la stella, ogni cuore ne va. Restiamo nel Settecento, questa volta con Mozart, e ascoltiamo un altro basso baritono. Si tratta dello scozzese iraniano Michael Mofidien, che si sta facendo strada nel mondo della lirica proprio in questi anni e che ascoltiamo nell'interpretazione di un'aria famosa di Mozart. Non più andrai farfallone amoroso, tratto da Le nozze di Figaro. Siamo nel finale del primo atto. Il conte di Almaviva ha sorpreso il paggio Cherubino gironzolare attorno a sua moglie, la contessa. Per allontanarlo dalle tentazioni e dal castello, gli impone di arruolarsi nel suo reggimento. Figaro, il servo del conte, che assiste alla scena, ne approfitta per prendersi gioco di Cherubino, ma indirettamente per prendersi gioco del suo padrone. E infatti lui, il conte d'Almaviva, è il vero farfallone che svolazza da una gonnella all'altra, che tradisce la moglie e che si è messo in testa, peraltro, di far valere lo ius prime noctis, il diritto della prima notte, su chi, tra l'altro, sulla giovane servetta Susanna, che butta caso sta convolando a nozze proprio con Figaro. Quello del diritto alla prima notte, diritto che consentiva ai nobili padroni di trascorrere la prima notte di nozze con le mogli dei loro servi, è probabilmente una leggenda medievale. Sono molti ormai gli storici che, non avendo trovato conferma nei documenti dell'esistenza di una simile legge, la ritengono una fake news medievale. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'ondesco color, quel vermiglio d'ondesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciame fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto d'or, poco contante,
andando una marcia per il fango, per montagne, per valloni, collene di soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni hanno orecchio fatti sior. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad doncino d'amor, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad doncino d'amor. Rumino alla vittoria, alla gloria militar, che rumino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria Terminiamo la nostra puntata del Musica Edro ascoltando un basso buffo o basso leggero. Un basso in grado quindi di grandi agilità, specializzato nel repertorio buffo. Basso buffo è per esempio Don Bartolo, personaggio del Barbiere di Siviglia di Rossini, oppure il dottor Dulcamara nell'Elisir d'amore di Donizetti. Proprio a quell'imbroglione del dottor Dulcamara affidiamo il compito di chiudere questa nostra puntata del Musica Edro. Dulcamara, medico ambulante, in realtà un ciarlatano che vive sfruttando l'ignoranza della gente e promettendo risultati miracolosi con i suoi portentosi rimedi che vanno bene per ogni malanno fisico o ogni malanno amoroso. Eccolo decantare i suoi prodotti agli abitanti creduloni di un villaggio. Udite, udite, o rustici! Il basso baritono è l'abruzzese Ildebrando d'Arcangelo, che però preferisce definirsi basso cantabile. La registrazione è dell'aprile del 2005, siamo al Teatro dell'Opera di Vienna, sul podio c'è il viennese Alfred Edzvi. Il video non è dei migliori, ma in compenso ci sono i sottotitoli che facilitano l'ascolto. Ci vediamo alla prossima puntata del Musica Edro. Un saluto da Roberto Zambonini e dal fonico Andrea Donato e buona musica a tutti. In altri siti. In
altri simili. Thank you.
Tetraedro, viaggio alla scoperta del pianeta musica, accompagnati dal critico musicale Roberto Zambonini e in collaborazione con l'associazione Musiculturale Immaginarti.